Joe, stanco, si è preso una vacanza in Giamaica, ma è venuto a trovarmi il mio maestro del VGIK, Vassilli. Era il 1930, studiavo Pudovkin, aiutavo Vertov, ammiravo Eisenstein, ma soprattutto Vassilli mi insegnò la formula della luce. Taglio, diffusa e controluce. La luce di taglio, detta anche luce modellante, era la più importante e di solito la più potente, discendeva direttamente dalla luce di effetto dell'espressionismo tedesco e serviva a dare una lettura chiara e precisa del soggetto. Era la luce del personaggio, la luce che lo disegnava e gli conferiva importanza. La luce diffusa, Anatoly Golovnia, chiamava luce riempiente. Era quella che illuminava l'ambiente, che lo riempiva. La luce diffusa era ed è una luce che tende a rendere piatta l'immagine, laddove la luce di taglio invece tende ad spessore e profondità ai piani. Terzo elemento di questo sistema era il controluce, noto anche come luce di contorno, una luce posta dietro al personaggio, proveniente di solito dall'alto. Questa particolare illuminazione aveva lo scopo di sagomare il profilo della persona, creando spesso l'effetto di una piccola aureola attorno ai suoi capelli.